Le dispiace se mangio un boccone? Sa, quando capita di venire in questi posti. E lei chi è? Scusi. Commissario Borromeo Ravello, della Polizia Giudiziaria. Senta, scusi, può portare un cognac per la signora? Subito, commissario. Mi vuol dire il suo nome, per favore? Natasha O'Brien. Piano, piano. Fate piano. Ecco, così. Lei era una buona amica del signor Zoppi? Ci siamo visti oggi per la prima volta. Anch'io sono una cuoca. E lui voleva farmi assaggiare la sua specialità, l'aragosta. È morto tra le sue aragoste. E purtroppo, lui non poteva respirare sott'acqua, eh? Chi ha scoperto il corpo? Chi ha chiamato la polizia? Un cameriere, il signor Balmetti. Potrebbe essere lui l'assassino. Ha detto che era solo venuto a rubare un po' di pesce per la famiglia. Beh, forse Zoppi l'ha sorpreso. Saranno venuti alle mani e magari... No. Lui lo odiava troppo, Zoppi, per ucciderlo. Come sarebbe? Miss O'Brien, in Italia trovare qualcuno da odiare veramente è altrettanto prezioso che trovare qualcuno da amare. Non si uccide tutto a un tratto qualcuno che sia odiato da anni e anni. Ci si sentirebbe improvvisamente come orfani. Mi dica, dov'era lei questo pomeriggio? Perché? Non penserà che sia stata io. La sola persona sulla cui innocenza potrei giurare è il sottoscritto. Commissario Ravello? Excuse me. Come? Ah, sì. Le iniziali RR. Miss O'Brien? Sono propenso a credere che lei sia del tutto innocente dell'omicidio di Fausto Zoppi. Ah, beh, molto gentile. Se non fosse per una cosa. Come non detto? L'omicidio di Louis Conner. Un altro famoso cuoco arrostito nella propria cucina dopo aver trascorso la notte con una bellissima cuoca americana. Un caso molto piccante, no? Lei può immaginare la mia sorpresa quando la bella cuoca americana è comparsa qui, nella cucina di un altro famoso cuoco, ucciso anche lui. Sì, la posso immaginare la sua sorpresa. È tutto molto chiaro. Sono andata da New York a Londra per uccidere Mr. Conner e quindi da Londra a Venezia per uccidere Fausto Zoppi. Ma non c'era anche un marito? Ex marito. Dov'è? Dov'è Miss O'Brien? Non lo so, credo che sia a Bruxelles. Ah. E il suo nome, scusi? Bobby Ross. Ah, Bruxelles, eh? Miss O'Brien, secondo i rapporti in nostro possesso, lei aveva passato quella notte con Louis Conner. Stava per fare la stessa cosa con Fausto Zoppi? Io direi che questi siano affari miei. Va bene, allora cambiamo argomento. Miss O'Brien, potrei chiederle di passare la notte con me? È chiara come risposta? Chiarissima. Sarà lieta di sapere che io la considero innocente dell'omicidio di Fausto Zoppi. Davvero? Sì, se lo avesse ucciso sarebbe venuta a letto con me senza nessuna esitazione. Ah, sì? Sì, in 94 casi consecutivi non mi sono sbagliato. 94 donne? Uh-huh. Beh, certo, per gli uomini è un altro sistema. Bene, su 94 femmine sospette, 37 hanno accettato la mia offerta ed erano tutte 37 colpevoli, tranne una. E che ne è stato di lei? È diventata mia moglie.